Ciao Simo. Ciao. Bella Simo. Benvenuti intanto. Grazie, grazie. Grazie mille di averci accolto con entusiasmo qui nel tuo studio. Meraviglioso. Volevo chiederti subito di raccontarci dove ci troviamo e quindi un po' del tuo lavoro e dei tuoi progetti. Guarda, allora intanto ci troviamo nella sala principale del mio studio dove praticamente nascono tutte le mie opere, quindi è veramente una sorta di santuario per me e quindi quando tu mi hai proposto questa cosa è una cosa che succede di rado perché veramente connettere come fate voi la musica e l'arte è una cosa rara. Quindi vedere tutti questi strumenti, tutta questa strumentazione è veramente figo. Il marchio lo capisci facilmente, solo esclusivamente scimmie, come metafora dell'essere umano. Quindi a me piace prendere questa figura che è così distante, ma nello stesso tempo così simile nell'emozione che ha nello sguardo, nei alcuni comportamenti che la scimmia ha già simile a noi in natura, e renderla ancora più o grottesca o magica. Mi piace fargli raccontare tutti questi tic che noi abbiamo, no? Quindi come vedi l'alcol, l'amore, i vezzi, la vanità, queste due figure che abbiamo alle spalle, no? E quindi il mio marchio è sicuramente la scimmia che ci racconta da una prospettiva un po' diversa, un po' scostata dal solito. Flair appunto vuole mettere insieme musica e le altre arti, diciamo, quindi altri mondi della cultura. Qual è il tuo rapporto con la musica? Vitale. Cioè fondamentale, nel senso che intanto credo che la musica sia veramente colonna sonora della nostra vita e non è frase fatta. Tutti noi abbiamo una canzone che ci va a far cliccare un ricordo che ci commuove o che ci emoziona e principalmente per un artista come me è veramente colonna sonora di tutte le mie opere. Cioè credo che in questa sala non ci sia un'opera che ho dipinto senza il sottofondo musicale che è parte integrante della mia arte. Quindi è fondamentale nella mia vita privata e fondamentale nella vita lavorativa. Flair è il nome del nostro progetto, il nome del format, e significa risplendere, brillare, un'accezione molto positiva. Quando credi che nella tua vita sia successo realmente un certo punto di emergere, quindi grazie a una nuova luce magari? Ma guarda, intanto è un concetto bellissimo, nel senso che veramente io credo che le persone funzionano quando trovano questa luce, che tutti abbiamo dentro, dobbiamo solo trovare l'incastro giusto per farla venire fuori. Nella mia vita posso trovare due momenti, cioè diciamo io ho sempre avuto una luce che è stata l'arte, che mi ha portato fuori dalla Barona, io sono nato negli anni 80, nella Barona, quindi super popolare, super depresso, con le droghe, con le difficoltà, e questo è stato il primo click da subito. Ho visto che avevo una luce un po' diversa, non voglio dire migliore o peggiore, però comunque avevo una tendenza al bello, all'arte, alle cose che mi entusiasmavano. Poi c'è stato un secondo click, quando ho cominciato a risplendere anche la questione lavorativa. Quindi dopo anni sono andato a New York, ho vissuto a New York quasi 6 anni e lì è probabilmente forse grazie a tutta la luce che New York ha, perché è una città che veramente ha flair e quindi veramente risplende, e ho cominciato a brillare anch'io di conseguenza e di conseguenza sono arrivate le prime mostre, sono arrivate le prime vendite importanti, quindi forse è quel momento lì che ha switchato, si è accesa la lampadina. Oggi in studio con noi come ospiti musicali abbiamo invece i Cotton Clubbers. Loro hanno questa ambizione di voler mettere insieme due mondi apparentemente molto diversi, cioè quelli del jazz e quelli del club. Ok, vedo che anche tu ti diverti in questo esercizio. Beh sì, credo che sia assolutamente pertinente perché loro fanno questo mix e io porto le scimmie su degli sfondi completamente contrastanti, quindi se tu pensi, vedi queste scimmie con gli sfondi di carta da parati che è proprio il classico salotto o il classico club jazz, se tu vuoi vederla così, in realtà la scimmia siamo noi che siamo animali di città, la giungle di cemento, e quindi c'è una componente street e c'è una componente più raffinata, e quindi questo link secondo me è perfetto con loro.